L'obiettivo è quello di progettare ambienti studiati per il benessere fisico e mentale per chi ci lavora. Interessante, vediamo che cosa ha scoperto Desi con la regia di Alessandro Perozzi. Rigenerare i luoghi di lavoro per trasformarli in uffici sostenibili. Un'azienda internazionale con sede a Roma ha concretizzato l'obiettivo rimodulando spazi e produttività in chiave ecologica. Quali soluzioni avete adottato per migliorare la qualità dell'aria e ridurre i consumi energetici? Attraverso l'utilizzo delle piante abbiamo migliorato gli ioni negativi, che significa che la qualità dell'aria del nostro ufficio è simile alla qualità della montagna, di 1000 metri di altezza. Quindi questo è l'unico ufficio oggi in Italia e penso anche in Europa che aumenta l'ossigenazione del nostro cervello e quindi aumenta anche la creatività. La vernice è un altro elemento innovativo che abbiamo utilizzato su tutte le pareti e su tutte le cornici, perché questa vernice ha un effetto di assorbimento dell'impurità dell'aria e attraverso vari sensori siamo in grado di spegnere e di attivare l'energia in funzione dell'utilizzo. E dopo vari mesi abbiamo scoperto che il nostro ufficio risparmia circa il 50% in meno rispetto a un ufficio tradizionale. In questa azienda non esistono cartellini e posizioni predefinite. Quali sono i risultati in termini di produttività? Responsabilizziamo le persone con degli obiettivi chiari e le persone possono decidere qual è il loro posto di lavoro ottimale, se lavorare da casa, se lavorare fuori. L'importante è creare un sistema che in qualche modo supporti la imprenditorialità del singolo, della singola persona e soprattutto di svolgere un lavoro che piace. L'inquinamento digitale e lo stress tecnologico influiscono sul lavoratore. Come possiamo mitigarli? In questo ufficio ci sono molte piante che emettono un campo elettromagnetico contrario a quello del Wi-Fi e questo ha un impatto, diciamo, sulla salute e sul ciclo circadiano delle persone, in maniera tale che le persone possano essere energizzate. Ecco, adesso le mettiamo anche qui a Saxa Rubra le piante. Esatto, perché dopo essere diventata plastic free, la RAI magari diventa anche super green. Sì, esatto.